All'interno del SIGEP 2016 incontriamo una delle leadership del mercato del gelato, siamo con Compital S.p.A. del presidente Francesco Osti. Noi più che lanciare la novità da fiera preferiamo lanciare delle tendenze, tendenze che poi negli anni sono diventate delle vere e proprie tradizioni. Penso per esempio a Jubileo Experience, quindi al primo programma che permette un cartello ingredienti assolutamente pulito. Penso al Sushi Ice, che è l'unica forse grande novità nelle monoporzioni negli ultimi 20 anni. Penso al gelato gastronomico che ci ha messo in contatto con mondi molto lontani da quello della gelateria e penso per esempio al grandissimo successo lo scorso anno del gelato vegano, del vegan tour, dei nostri show cooking tenuti da Emanuele Di Biase, unico pasticcere accreditato vegan ok. Ma quest'anno c'è una grande novità, quest'anno lanciamo la tendenza dei prossimi anni, ovvero Ice Fit, il gelato proteico, e lo proponiamo in 4 gusti col doppio delle proteine, la metà dei grassi, ma soprattutto lo proponiamo anche in barretta gelato, e pensa che la barretta gelato, quella piccola, quella da snack, ha solo 34 calorie e quindi è dedicata a tutte le persone che non vogliono rinunciare al gusto di un buon gelato ma vogliono essere in forma e vogliono magari prepararsi per l'estate. Poter formare i propri clienti e il proprio mercato è una cosa per Compital molto importante. Come viene fatto? Viene fatto all'interno di Ateneum, che è la principale scuola del settore per gelateri e pasticceri, e pensa che quest'anno è stata in corsa addirittura per il Compasso d'Oro, quindi segnalata all'ADI come la scuola in assoluto più bella. Abbiamo grandi novità perché un corpo docente formato da 13 insegnanti capitanati da Ernst Knamm, quest'anno addirittura pensa entra anche Renato Ardovino col cake design, il grande pasticcere Gianluca Fusto, quindi una squadra che si allarga sempre al massimo livello di eccellenza mondiale. Una squadra che si allarga e tra l'altro si struttura a livello mondiale anche dal punto di vista amministrativo giuridico, diventando gruppo Compital S.p.A. Noi diventiamo gruppo, nasce il Compital Group, alla cui presidenza va mio padre e amministratore delegato sarà Giancarlo Tinti, io divento presidente di Compital, e poi abbiamo aperto lo scorso anno una produzione in Polonia, Compital Polska, una produzione in Cina, Compital Shanghai, e abbiamo annunciato alla convention, alla vigilia di SIGEP, l'acquisto dell'azienda storica La Preferita, azienda leader nella produzione delle paste per gelateria, incontra l'azienda leader nella produzione delle polveri che è Compital, andando a creare un gruppo molto forte che credo nei prossimi anni dirà qualcosa di molto importante nel mercato mondiale della gelateria e pasticceria. Nel futuro c'è anche la luna per quanto riguarda il gelato di Compital. Abbiamo appena compiuto 30 anni e non ci piace parlare di passato, ci piace parlare di futuro, e abbiamo posto proprio le basi dei prossimi 30, e la mia battuta è stata proprio questa: chissà, forse il mondo non basterà più e porteremo il gelato proprio sulla luna.